Ciao amici, siamo verso la fine dell'estate e sapete cosa succede? Che devo farmi una lampada per mantenere la bronzatura. Fosse solo quello il problema. Quello che succede alla metà degli italiani è la sindrome da rientro o post-vacation blues. Che roba sarebbe? Vi è mai capitato, rientrati nella routine quotidiana, di provare stress senza motivo o anche ansia, depressione, poca energia, poca voglia di fare, senso di sfinimento? Ah, ora capisco, a me succede. Secondo un recente sondaggio autorevole condotto online, ben il 50% degli italiani ne soffre. Un italiano su tre non si sente per niente in forma e trema solo al pensiero di riprendere la solita routine. Il 28% delle persone prova preoccupazioni immotivate, il 23% ansia e il 27% depressione senza motivo. Il 18% non riesce a concentrarsi con cali di focus e performance nel lavoro. Siamo tutti messi così male? Se il 50% viene colpito da sintomi evidenti, solo il 21% è sereno e pronto al rientro e il 31% vorrebbe tornare subito in vacanza. Siccome però non è possibile, oggi vi svelo due trucchetti facili per superare lo stress da rientro dalle vacanze. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Alimentazione. Ovviamente il primo step è mangiare bene, che al rientro vuol dire leggero e nutriente, quindi largo e superfood che sostengono le funzioni metaboliche e mentali del corpo, come semi di chia, semi di lino, bacche di goji, avocado, zenzero, eccetera. In descrizione c'è il link ai miei migliori video sui superfood, andate a vedere. È anche importante bere molta acqua e mantenere il corpo idratato, bevendo almeno 1,5 litri di acqua naturale ogni giorno lontano dai pasti. 2. Meditazione. Siccome lo stress non si può evitare, bisogna eliminare i suoi effetti negativi. Secondo gli studiosi, il post-vacation blues si verifica perché il corpo e la mente hanno difficoltà ad abituarsi di nuovo a ritmi serrati e rigidi, abbandonati durante le vacanze. Per sostenerli, fare meditazione almeno 10 minuti al mattino per ricaricarsi prima di uscire e 15 minuti alla sera per lasciare andare le tensioni accumulate e dormire bene. Ma chi ha tutto questo tempo? Basta farlo per una settimana appena tornati, così il corpo ha il tempo di riadattarsi. È un piccolo investimento per la salute, ma darà un grande risultato se lo farete. Sul canale trovate tutti i miei consigli per stare in forma e mangiare bene. E per seguirli tutti, basta iscriversi con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella per essere avvisati quando esce un nuovo video. Può sempre essere utile. Vivi sano e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!